possono essere considerati punti nevralgici o punti nodali, quelli che Papa Francesco ci indica nella giornata mondiale della pace, no? E, perché si tratta appunto del dialogo, della conversione ecologica, della riconciliazione, che in qualche modo sono i passaggi obbligati di una pace che si ispira al Vangelo, ma soprattutto ci indica il cammino, e quindi esattamente il contrario di una concezione statica della pace. È una pace da costruire, che merita e richiede il contributo di tutti, e io penso che questo messaggio debba essere, come dire, inviato nella posta di ciascun credente, anzi di ciascuna persona che abbia a cuore le sorti del pianeta.